Grazie. Sì, sono 7 anni che ho scelto di fare in questo periodo prima di Natale, di chiudere l'anno e come una conclusione, diciamo, di quello che ho fatto durante l'anno e come una ripartenza per l'anno successivo. E per me è un periodo di riflessione, di scambio con una città che poi nel corso degli anni mi ha dato tante cose, e quindi c'è anche una specie di come un gesto di affetto verso la città in cui io sono poi cresciuto, mi sono sviluppato, ho avuto tanti stimoli e tante occasioni per fare tante cose belle. Anche prima citavi Piano City, che è stato un progetto nato un po' di anni fa insieme al comune e che continua a essere un grande punto di raccolta, di attenzione da parte del pubblico sempre più numeroso. Questi concerti ad Alberme, appunto, come dicevo, sono un po' la conclusione di questo tour che è stato che ha girato tutto il mondo, 50 città appunto si vedeva prima dall'Europa agli Stati Uniti, al Messico, e poi continuerà ancora l'anno prossimo, però diciamo arriva adesso a Milano, ritorna a Milano forse nella sua forma migliore, perché abbiamo avuto modo di suonarlo, risuonarlo, perfezionarlo, quindi sono contento di ripresentare questo concerto che in qualche modo era nato già un pochino nell'inverno scorso, però adesso arriva nella sua forma più compiuta, e sicuramente all'interno di questa serie di 15 concerti nascerà poi un seme che diventerà poi lo sviluppo di un altro progetto futuro. Quindi è sempre stato un po' così questo periodo di Alberme, la perfezione di qualcosa che ho fatto prima e l'inizio di qualcosa che avrei fatto dopo. Le serate si sono moltiplicate, sono diventate 15 perché c'è sempre stata una grande richiesta, ma poi è anche molto bello, diciamo, sedimentare invece che muoversi, cosa che faccio peraltro per molti mesi dell'anno, invece che muoversi in giro per il mondo, stare in un luogo e approfondire una cosa sempre nello stesso posto, con le stesse persone, con gli stessi musicisti, lo stesso spazio, e incontrare poi tutte le persone che vengono, che sono in parte della città, ma poi ci sono tanti stranieri che si vedono, perché poi c'è un dopo concerto dove ci si incontra e si raccontano le cose. Intorno a questo poi da qualche anno è nata in modo diverso. Adesso negli ultimi 3 anni si è sviluppata questa idea del Climate Space, perché che è un progetto che nasce un po' dalla mia attenzione verso il tema dell'ambiente, che per cui diciamo pubblicamente ho cominciato a essere in prima fila nel 2016 con un progetto che feci con Greenpeace per l'Artico, facendo un video nelle isole Svalbard per il progetto Save the Arctic, che era per proteggere una zona dell'Artico dalle trivellazioni, dai viaggi e dal fatto che con lo scioglimento comunque dei ghiacci che sta avvenendo tutte
le possibilità di movimento che prima erano limitate adesso diventano possibili, quindi è una zona del mondo talmente fragile che se la si occupa troppo con la presenza umana potrebbe ulteriormente provocare dei danni irreparabili. Quindi il progetto di Greenpeace nasceva da quello. Io da sempre sono attento a questa cosa e penso che poi quando mi chiedono come mai mi occupo dell'ambiente, ma penso che sia una cosa che poi forse tutti in qualche modo dovrebbero fare, perché diciamo un po' riguarda tutti noi. Chiaramente la cosa che mi fece riflettere ai tempi del progetto di Greenpeace era che la conoscenza, diciamo, l'approfondimento di un'idea poi si è vista, si è unita insieme all'emozione che il mio contributo può dare a un progetto di questo genere, crea comunque un'angolazione di comunicazione più trasversale che forse arriva a toccare poi altre persone che non si occupano necessariamente di ambiente e che comunque vengono toccate da un messaggio, da un misto che è un messaggio poetico, un messaggio di conoscenza di un tema che magari non si conosceva prima. E quindi il successo della comunicazione di Senti Alti mi ha fatto poi riflettere sul fatto che si poteva poi creare un piccolo format, che è questo di Climate Space, dove si presentano ogni anno una serie di cortometraggi sul tema del cambiamento climatico, e questi cortometraggi sono sempre accompagnati poi da una solidarizzazione dal vivo di artisti che sono invitati, in questo caso dal Verme. Poi avete, non so se avete il programma, potete vedere tutti quelli che ci saranno. Quest'anno è sempre molto emozionante poi vedere l'abbinamento e il risultato di queste due cose insieme. Oltre, diciamo, a questa, non so che informazioni avete, il progetto del Climate Space dal punto di vista dello sviluppo dei temi è curato da Francesco Cara, che è un ambientalista con cui collaboriamo da un po' di anni, e quindi lui si è occupato della selezione dei filmati, dei cortometraggi. Diciamo a questo poi si è aggiunta la giornata del 21, perché i concerti io li concludo il 18 di dicembre. Poi 19 iniziamo le prove per la giornata del 21, che sono i 150 anni del Teatro Dal Verme. C'è una piccola parentesi di natura affettiva che mi lega anche al teatro, perché mio nonno materno, che si chiamava Vando Aldrovandi, dirigeva prima della Seconda Guerra Mondiale, dirigeva le opere di Verdi e Puccini al Teatro Dal Verme. Poi lui è emigrato in Australia, però mia madre mi raccontava sempre che il Dal Verme era una delle sue case, quindi diciamo sono contento di avere anche questo ponte emotivo e affettivo col teatro. E quindi il 21, in occasione dei 150 anni, insieme ai Pomeriggi Musicali, presento Winter Journey, che è un'opera sul testo di Colm Tóibín, che è un grande scrittore irlandese che forse conoscete, un grande poeta che ha scritto un libretto bellissimo sul tema dei migranti, ma anche in questo caso ovviamente è un tema politico e è molto attuale, perché ci riguarda tutti, e diciamo anche molto recentemente
ci sono stati degli episodi e dei casi internazionali su questo argomento. Nell'opera il tema è affrontato anche qui da un punto di vista forse più poetico, più personale, perché c'è la storia di un migrante che lascia il suo paese, lascia la sua famiglia, quindi c'è questa lontananza, questa distanza, questo distacco tra due persone, tra tre persone, perché c'è anche un bambino di mezzo, e la musica è come un po' come fosse una preghiera. C'è un coro che canta con un tono di speranza, ma anche di dolore per quello che queste persone stanno soffrendo e subendo. L'opera è stata presentata prima in forma scenica con la regia di Roberto Addò, che ha anche fatto la ideazione drammaturgica, a Palermo nel 2019, poi verrà ripresa in futuro in forma scenica a San Carlo. Questa è una forma concertante, come in forma di opera all'italiana, quindi spoglia di scene e costumi, con le voci recitanti, il coro e l'orchestra, in cui la musica e il coro diventano la musica e il testo diventano protagonisti. Quindi sono molto contento di poterla presentare a Milano. Grazie davvero.